Salve! Siamo ritornati nella mia cameretta! Yes, quando starete vedendo questo video non sarà più nella mia cameretta ma da un'altra parte. Luce bianca, questo contrasto mi piace un sacco nei video. Ed eccoci! Allora, oggi volevo fare tutto lo zaino tecnologico che voglio portare a Capri, perché sapete che tra poco devo partire appunto per Capri. Partiamo subito con il tutto. Allora, prima di tutto, come zaino utilizzo questo qui. Tra poco parto, tra pochissimo. Allora, questo è lo zaino. Lo sapete, no? Io questo lo utilizzavo o per portare il computer quando andavo a casa di Manuele, ma anche di altra gente. E quello è lo zaino. Andiamo subito con la primissima cosa che devo portare, che è fondamentale perché voglio fare anche dei filmini, magari fosse possibile, che è questo. È veramente assurdo. Io me la ricordo, non l'accetto. Ovviamente, non avete idea, non vedo l'ora che mi arriva la Canon come seconda fotocamera, tra virgolette. Sapete che io ho cambiato telefono, ma c'ho questo qui. E ho come telefono principale questo. No, come telefono principale questo qui. Come telefono per registrare video, sapete che io ho questo. Registrerò anche qualche video con questo qui. Però preferirei questo qua, perché questo è il telefono attuale. Andiamo subito con qualche accessorio che userò magari con la fotocamera o altro, che è questo qui, che è un cavalletto, pure questo faccio, ma tutto schifo fa, mamma mia. Magari prima di partire lo aggiusto questo qua con altro scotch. Tipo, guardate qui come si tiene bene, perché questo l'ho aggiustato bene. Questo pure l'avevo aggiustato bene, però poi togliamoci tutto lo scotch. E questo è il cavalletto che porterò per tenere magari la fotocamera. Sapete che io la metto tipo in questo modo, con questo setup. La metto sul cavalletto, me la metto così e inizio a registrare. Questa è la fotocamera che utilizzerò primaria, poi come secondaria abbiamo detto questa qui. Come altro accessorio per magari vivere meglio è questo microfono qui che utilizzerò col telefono con un cavo che comprerò, ce l'ho capito dove comprarlo, e lo utilizzerò magari sul telefono per avere una qualità eccelsa. Poi, io in realtà non è che mi porto chissà quanto in quei, vabbè, poi abbiamo questo che serve per collegare quel microfono alla fotocamera e poi abbiamo questo qui, servirà per portare i file perché sì, mi porto anche il computer, sapete qual è? Questo qui lo porterò magari per questo cavo lo porterò per trasferire i file, per magari montare qualche video. Poi porterò, in realtà questa qui non so se portarla, dipende, penso di sì, questa compatta, cavolo, è una compatta, però boh. Questa torcia la utilizzerò solamente per farmi luce quando sarà notte, poi in realtà ho sbagliato torcia perché non è questa ma è un'altra. Beh, dettagli. Poi abbiamo questo, questa è la vita, questo serve per portare i file, questo è da USB a USB-C, quindi la utilizzerò volentieri. La mettiamo qui, stesso al cavo dell'alimentazione anche qua. La torcia in realtà non è questa, però la fotocamera la mettiamo qui e il cavetto per collegare il microfono lo mettiamo qua. Uno in realtà lo vorrei portare perché non so mai posso giocare, vabbè. Poi vabbè, nient'altro, questo è lo zaino tech. Ah, e poi questo qui lo metterò sulla compatta in caso proprio mi servirà, cioè, ma raramente. E niente, questo era proprio un video cortissimo, proprio veloce veloce, per farvi capire tutto quello che porterò. Dato che non sarà chissà cosa, non porterò in realtà neanche tantissimo, come avete visto. Cioè, perché non sarà chissà che questo viaggio, sarà un weekend intero, quindi porterò poca roba, non porterò neanche tantissima roba. Vabbè, invece al prossimo video, che sarà probabilmente il video di Capri, penso proprio di sì, poi non lo so, dipende. E ciao ragazzi.